di finestra sul mondo. È una grande catena, è una specie di cervello dove c'è, ci sono tante parti, una parte tutta per i giochi, una parte tutta per scrivere. Costa tanto. E puoi trovare tante cose, tante risposte alle tue domande. Presso la residenza universitaria del Levante si è parlato oggi di una tematica particolarmente attuale, il rapporto tra la rete e i minori. Come sappiamo, il web è una porta spalancata sul mondo, uno strumento prezioso per la comunicazione e la conoscenza. Ma molti sono i pericoli che si celano in questo mondo virtuale, soprattutto per i più giovani. L'analisi svolta dal docente di informatica Michele Crudele parte dal ruolo attivo che la famiglia e la scuola devono ricoprire. Bisogna conoscerla la rete, attraversarla. A tale proposito, il relatore Crudele ha annunciato l'avvio di una campagna che porterà gli insegnanti di molte scuole primarie di Roma ad imparare l'utilizzo di internet. La parola d'ordine è proteggere i più piccoli dagli aspetti spiacevoli del web e insegnarli ad usare responsabilmente le nuove tecnologie. Numerosi sono i sistemi di controllo a disposizione dei genitori. Uno tra i più facilmente utilizzabili è la creazione di una biblioteca di casa, uno stratagemma che permette di selezionare i siti prescelti dagli adulti, in cui il minore potrà navigare tranquillamente. È possibile consultare tutti i meccanismi di controllo presso il portale www.ilfiltro.it. E se prima, quando un bambino ci diceva "rimango a casa", potevamo stare tranquilli, beh, adesso no.